Sala al completo, zeppa di pubblico, appassionati e curiosi hanno invaso ieri sera il Cinema Filo, che per la prima volta ha ospitato le proiezioni e le tanto attese premiazioni dei cortometraggi realizzati per il De Sica, concorso organizzato dall'associazione Cremona Pallozza, quest'anno arrivato all'11ª edizione. 22 i corti in lizza per il titolo, tutti realizzati nell'arco di 24 ore, una corsa contro il tempo all'insegna dell'adrenalina pura. Le squadre in concorso si sono cimentate nella creazione di corti della durata di 3 a un massimo di 8 minuti. Tema scelto per questa edizione, ospite inatteso. Così i partecipanti, tanti cremonesi ma non solo, si sono sfidati a colpi di storie, telecamere e tanto divertimento. A vincere il premio per il miglior corto, i ragazzi dell'Indeva Production, con l'opera intitolata Metti che. Un altro esempio, metti che in ufficio arriva una nuova ragazza, bellissima, la ragazza più bella del mondo, perfetta. Incetta di riconoscimenti, miglior interpretazione e premio del pubblico per il corto girato in bianco e nero dal team Señor Jaijeras Pictures, dal titolo Premonitore, il premiato appunto. Senti Gio, per me è importante questo premio, io per una volta ho vinto qualcosa. No, no, io non ti accompagno a prendere un premio che non esiste. Si è aggiudicato invece il premio per il montaggio L'Ospite, firmato dalla Bergamin Production. La miglior sceneggiatura l'ha vinta L'Ospite inatteso, corto realizzato dal team Chuck Simira. Infine la menzione speciale Antani è andata alla John Boccaporto Produzioni con il corto The Great Confetti. A premiare i partecipanti una giuria di 7 esperti, formata dall'attrice cremonese Isabella Aldovini, dallo scrittore cremonese Andrea Cisi, dal membro dell'associazione Antani, Giovanni Schintu, gestore del Cinema Filo, e dai componenti del circolo cremasco Amenic Cinema, Sara Caffi, Moreno Comotti, Denise Facciocchi e Antonio Sarti. E ora, dopo il galà di premiazione, si pensa già all'anno prossimo. Il De Sica 12 tornerà puntuale con un nuovo tema e con nuove storie da raccontare.